Il punto, secondo me, è che alcuni problemi sull'immigrazione, gli immigrati vengono usati e il problema non si risolve proprio perché ci sono troppe persone che hanno interesse a fare in modo che il problema non si risolva e quindi hanno interesse che le persone rimangano qui perché sono carne da macello per fare i loro affari e quindi si provocano più morti in mare, come diceva giustamente Carmelo Abbate prima, si creano più centri lager perché ci sono persone che guadagnano. Perché per esempio i tempi per stabilire se una persona è profugo o no e fare i diritti di rimpatrio, sono anni che ne parliamo, adesso Minniti l'ha rilanciato, ma continuano ad accorciarsi troppo lentamente. Ecco, allora io dico, non è soltanto il fatto di distinguere che è naturale, è ovvio, è il fatto che essendoci dell'interesse, essendoci degli interessi sotto, e molto spesso anche loschi, questi fanno in modo che il problema non si risolve sulla pelle dei medesimi immigrati, oltre che degli dopo italiani. Dopo la pubblicità, la Morani dice una cosa molto chiara, la politica può fare le commissioni di indagine, può fare, però cioè, la politica fino a prova contraria e grazie al cielo non mette in galera le persone, perché non no, è il mestiere però loro. Non bisogna aspettare che le persone, non bisogna aspettare, come dicevo prima, che le persone vengano messe in galera per non rinnovare gli appalti, per esempio, no? A parte il fatto che la commissione d'inchiesta parlamentare ha gli stessi poteri della magistratura, per cui potrebbe intervenire nei campi e potrebbe anche chiuderne qualcuno, mentre non l'ha mai fatto. La commissione d'inchiesta parlamentare è più inutile che la storia ricordi. Non ha chiuso Conetta, di cui parlava adesso il collega Abbate, non ha chiuso nessun, c'è mai nessuno, non è mai andata a fare un'ispezione che si è chiusa con una chiusura. Mi lasci finire, Morani, mi lasci finire. L'ho lasciato, ho sentito tutte quelle cose, mi lasci finire, non è mai intervenuta, mai intervenuta una volta per chiudere un centro, mai, non è stato chiuso neanche uno, la commissione d'inchiesta. Davanti alla commissione d'inchiesta nel luglio 2000, quindi non solo c'erano tutte le denunce giornalistiche, le inchieste che abbiamo fatto, con i nomi e cognomi, perché il nome di Leonardo Sacco, il nome di Don Scordo, stavano in tutti i documenti. Anche del sacerdote? Anche del sacerdote? Anche del sacerdote, basta leggere, io nel mio libro l'ho scritto, le ho scritto le inchieste dei settimanali, l'ha scritto il Corriere della Sera che scriveva un'inchiesta nel settembre 2015, il centro per migranti che attrae i boss, si faceva i nomi degli arena, ma non solo, dico una cosa di più, nel luglio 2015 la commissione d'inchiesta chiama davanti a sé Leonardo Sacco, lo chiama, lo ascolta, sente le sue cose, Leonardo Sacco dice certo io non sono un puro, non sono un santo, parole testuali, però cerco di comportarmi in modo corretto. La commissione d'inchiesta gli stringe la mano, lo saluta e lo lascia andare via, tutto come prima. Nell'ottobre del 2015, qualche mese dopo, il prefetto Mario Morcone, capo dell'immigrazione, viene convocato dalla commissione antimafia e gli fanno la stessa domanda, sempre su quel centro lì, quello di Capo Rizzuto, e il prefetto Mario Morcone alza le spallucce, quasi sorride, dice oh, vengono tanti quelli della polizia giudiziaria a fare le fotocopie, fanno le fotocopie, ma non mi hanno mai dato nessun provvedimento. Ecco, io mi sto battendo da tempo e vorrei su questo, perché secondo me la politica deve intervenire prima che scattino le manette. Perché se è vero che dobbiamo rispettare chi accogliamo nella nostra terra, gli immigrati, dobbiamo rispettare i nostri soldi che non finiscano nelle mani dell''ndrangheta e delle cosche, dobbiamo permettere che mentre la magistratura fa le sue indagini, che giustamente durano 10 anni, e viva Dio che ci sono, e grazie al cielo che ci sono, ma nel frattempo, laddove ci sono dei sospetti, si interrompano gli appalti. Quelle misericordie hanno riavuto l'appalto, un appalto da 12 milioni di euro l'anno su Capo Rizzuto, nel maggio 2016, dopo che siano state, ripeto, valanghe di carte, avevamo scritto tutti quanti e c'erano già state delle audizioni. Allora io mi chiedo perché non è possibile trovare degli strumenti che i ministeri, le prefetture, le commissioni d'inchiesta perlomeno intervengano laddove ci sono dei sospetti prima che scattino le manette, per impedire che queste porcate vadano avanti, dando il tempo per la magistratura. Una risposta da Morani, poi voglio far vedere cosa succede alla Caritas. Morani. Intanto sono appalti locali, non è che si deve dar colpa all'entità politica, sono appalti prefetto, locali. È il prefetto Morani, appalti, da chi dipende il prefetto? Appalti dal locali gestiti in Calabria. Gestiti in Calabria.
gestiti in Calabria. Ho capito, prefetto. Ho capito, però sono sempre locali, Giordano. Prefetto, non è locale, il prefetto è lo Stato. So che ti può far comodo, ma non è colpa del governo. Morani, prefetto, lo conosce, l'ha studiato il prefetto. Lo sa cos'è un prefetto? Sì. Lo sa chi fa l'appalto per il Caporizzutto? Il prefetto. Di Caporizzutto, di Calabrese però, di quella provincia, o no? Il prefetto, è il prefetto, è lo Stato. Ma lei l'ha studiato un minimo che sta in Parlamento? Il prefetto è il rappresentante dello Stato, non è il potere locale. È lo Stato, il prefetto è lo Stato, è il Ministero dell'Interno. Il teorema di Giordano è che è colpa del governo a prescindere, ma così non è, perché quegli appalti vengono gestiti a livello locale, non a livello centrale. E questo non può negarlo nessuno. Dopodiché il codice degli appalti prevede tutta una normativa, la presentazione dei certificati antimafia, tutta una serie di procedure atte ad evitare queste cose. Se Gratteri ci ha messo 10 anni, e Gratteri non è un magistrato qualunque, è un magistrato molto bravo, c'era un intreccio tale che era difficile da scoprire, che era difficile togliere il groviglio. Va bene, ho capito tutto. Vi faccio vedere una cosa. L'avevamo capito tutto. Ma c'è uno spazio fra le manette e l'appalto. L'appalto, siccome ci sono, come diceva giustamente Giobbe Covale, ci sono tanti volontari per bene, onesti. Ma che c'entra? Allora l'appalto si cerca di non dare alle cose che sono sospette. E se io ho un sospetto, anche se prima che scattino le manette, l'appalto non lo do a quelli. Come si trova la Caritas dopo tutto quello che abbiamo visto, il servizio di Machiavelli?